e è diventato un porta orecchini. Stavo facendo un lavoro all'uncinetto, veniva fuori questo che sembra essere un centrino, però ha molti altri utilizzi, eh. E innanzitutto andiamo a vedere, è un misto tra uncinetto, il filo, che filo è? Un filo di cotone. Un filo di cotone, e stiamo utilizzando le linguette della Coca-Cola. Quindi stavamo finendo, però ci siamo resi conto che bisogna spiegare come collegare questo, che è il centrino classico, alle linguette. Può essere questo lavoro una decorazione per creare una borsetta, magari da mettere in una maglia. Quindi all'interno della maglia possiamo mettere questi elementi in metallo che la renderanno molto particolare rispetto ai lavori fatti semplicemente solo con il cotone. Quindi noi stavamo quasi finendo, ma questo è un lavoro molto semplice, molto veloce. Andiamo a fare giù questo lavoro. Bene, arriveremo fino al punto in cui vanno collegate queste linguette. Quindi voi andate a togliere qualcun'altra. Ok, quindi ognuno anche all'inizio è uguale a questo, no? Quindi noi, anche se adesso siamo alla fine, togliamo le quattro. Questa parte qua vengono tutte Ok, messe sempre inizia nello con due, stesso quindi la prima verso. volta che non c'è niente inizi con due, qui non è legata chiaramente, inizi con due mettendo le parallele la Sì, prima volta. esatto, nel secondo Quindi. buco, il primo per quella nuova, il secondo buco per quella che è già attaccata. Ok, il buco, quindi lo mettiamo da una parte, il buco quello dove, qui, questo è il buco dove appoggiavamo le dita per togliere, questo è il buco che era attaccata alla latina, quindi le mettiamo con la stessa posizione, a trenino, attaccata una Esatto, dietro l'altra. esatto. Ci sono due punti che tengono le linguette ancorate al lavoro all'uncinetto. Io le metto parallele al lavoro, quindi stiamo lavorando sul rovescio delle linguette. E per mettere una nuova si mette sovrapposta. Quindi calcoliamo, se una persona era all'inizio, inizia mettendone due sovrapposte, quindi non iniziate da una, ne mettete due, quindi le tenete due, quindi sarà un po' più complicato, due Sì. sovrapposte, entrate nel buco lentamente, facciamo vedere, e a questo punto dove va a piazzarsi? Le tengo così in equilibrio e vado a scegliermi il buco. Io Un devo attimo che zoomo, mettere ferma, nel primo buco libero, va benissimo. che è quello non ancorato alle linguette, bensì quello subito successivo, Perfetto, che è abbiamo fatto un questo. bel magro, siamo molti vicini, quindi si dovrebbe vedere bene. Fai il rallentatore, il movimento che sta entrando dentro, Adesso va vado nel rallentatore, buco. perfetto, entra dentro, la prima facciamo il rallentatore, a questo punto la punta facciamola vedere un attimo, Questa è la ok, punta dell'uncinetto. vai, cosa va a prendere la punta Adesso dell'uncinetto? si prende il filo dal basso verso l'alto con un movimento rotatorio che va dal basso all'alto e si arpiona il filo. Ancora siamo nel buco, si arpiona il filo angolando l'uncino come ci fa comodo. Si Perfetto, esce da questo buco. A sì. questo punto, continuando a tirare il filo in automatico, si esce anche dalle linguette e ci troviamo in una situazione del genere, Rallenta, sempre tutto dove rallentato, abbiamo perfetto. due cappioline pronte ad essere di nuovo, Di nuovo, quindi prendi il quindi di filo, nuovo spiega prendo il cosa stai filo dal facendo, stai prendendo basso il filo, all'alto, benissimo, poi poi lavoro lo. sull'angolatura dell'uncino per Benissimo. trascinare, perché è importante, altrimenti esce proprio mentre stiamo entrando e Trascini. si muove leggermente, specialmente dipende dai fili se sono definiti o no. Ecco qua. Ok, Quindi benissimo. diciamo, ecco così. A Prendi, volte mi tira, muovo un tira, po' tira, se non non torna indietro. riesco. Ok, ritorni avanti. Adesso cosa fai? Al Adesso rallentatore, ogni farò. singolo movimento diventa una parola, eh? Adesso Quindi. siamo in questa situazione, dobbiamo fare il secondo punto di Quindi che cosa stai facendo ancoraggio. adesso? Adesso entro di nuovo nelle Entri due linguette. nelle due linguette Di entrambi. nuovo, adesso devo ragionare perché vedo che siamo alla fine del circolo e ho un eccesso praticamente di. Ecco qua, praticamente il circolo più esterno rimane un pochino più grande di quello interno, è una cosa che succede. Sì. E normalmente nell'uncinetto basta fare, praticamente mangiare una maglia Ok, e viene più stretto. Nel nostro benissimo. caso io invece di andare a lavorare nello stesso buco, basta che faccio il secondo ancoraggio nel buco subito dopo. Ok, Quindi lo scelgo innanzitutto allora e è scegli questo il il buco. primo, Ok, quindi hai individuato il è buco. questo perché Sì, questo è entri già ancorato, si vede, e c'è il filo, dentro, rallenti, ecco qua, e sono perfetto. così. Sì, il A questo punto ho il filo. filo pronto, lo prendo come abbiamo fatto prima, muovo l'uncino in modo da riuscire ad
ancorarlo. Chiaro che Esco chi sa intanto bene dal lavorare buco. l'uncinetto può sembrare superfluo, ma noi tentiamo di renderlo chiaro perché è una situazione difficile spiegare con la Certo. telecamera queste Poi di cose. nuovo da qui, poi usciamo anche dalle linguette e siamo nella Benissimo. situazione dove stavamo all'inizio, Esatto, quindi sempre parallele. con le due cappioline pronte per un secondo, per un'ultima Quindi prendi il ripresa del filo, filo prendi il filo, e lo muovendo tiri. piano piano riusciamo a far scivolare fuori Ok. la A cappiolina, questo ci punto cosa siamo. punti? Qual è l'operazione La successiva che vuoi prossima fare? è la nuova maglia. Aggiungi la nuova maglia, La quindi nuova maglia. aggiungiamo Di la nuovo mi metto maglia. al rovescio perché questo appunto è il Questa rovescio delle volta puoi andare anche linguette. leggermente più veloce, Sì. vai da sola, leggermente più veloce in maniera tale che si capisce anche la fluidità del lavoro, com'è che ti muovi. Così, così. Poi di nuovo esco, pesco e chiudo. La Bene, faccio quindi per una seconda vai volta. ancora avanti con il tuo ritmo, così si riesce a vedere anche una persona che ha fatto un pochettino più di pratica che riesce a muoversi. E poi dopo magari rallentiamo e rifacciamo vedere ancora in dettaglio. Comunque mi sembra spiegato bene. E una volta costruita questa maglia, questa specie di centrino, che può sembrare solo un centrino, invece può essere utilizzato come decorazione di un maglione, di un borsellino, di una Sì, manica. un portatrucco, Sì. una decorazione, oppure l'inizio di una borsa fatta magari di forma cilindrica, cioè di forma cilindrica se è una base, potrebbe essere una base questa. O insomma, si Io possono fare diciamo che tante questo cose. genere di lavoro all'uncinetto con il riciclaggio, io credo che l'origine sia proprio Sud America, perché cercando noi su YouTube abbiamo visto che dalle favelas proprio nasce da là, dalle favelas di Rio, dell'Argentina. Anche in Cile ho visto qualcosa. Sì, perché poi dopo le lattine le recuperano anche in India, però dall'India non abbiamo trovato Manufatti, tutorial, no. non hanno questa creatività. Invece in Sud America fanno sia la raccolta delle lattine per ottenere, li vendono come se fossero dei Lego, e quindi abbiamo fatto questo qua. A questo punto si può proseguire ancora a creare un altro po' di software, un altro po' di cose, in caso uno. Beh, è importante adesso fissarlo nella parte esterna. Ok, vediamo un po' E come si come fa? lo Allora, fissi. intanto ci Allora, qui anche avvantaggiamo. prova ogni singolo movimento, Sì, noi trasformarlo in un siamo commento, all'interno proprio del lavoro nel rovescio eh? e per aiutarci ad arrivare al bordo, intanto facciamo un punto catenella semplice, quindi Questo prendiamo qua. semplicemente Sì, brava. il Fai filo vedere e bene. facciamo un punto catenella. Sì, con questo punto catenella dove Mi andiamo? porta praticamente sul bordo, senza dover fare un tiraggio eccessivo che mi va a rovinare tutta la parte, la squadratura proprio. Io praticamente mi avvicino al bordo con un punto catenella e Sì. sono Sì. arrivato più o meno qui, che è il punto che io devo Iniziare da lì. fissare. Allora, quindi queste Esatto. due accoppiate in maniera tale che c'è Sì. un buco comune a entrambi, tu ci Mezzo. passerai da dove? Da davanti o da dietro ci passi? Da No, da davanti. davanti, perché Da questo, a davanti. questo punto A lavoro questo proprio punto sul passi, dritto. fai Sì. vedere che agganci il filo. Allora, così vado dietro, è un po' più semplice di prima perché devo passare solo sulle linguette. Quindi vado nel basso del lavoro, prendo il filo, Bene, lo ritiri, ferma, sempre a rallenti, ottimo. torno su e poi praticamente di nuovo Prendi il filo, passi in mezzo a passo nel C2, quindi è primo, una passo mossa nel secondo e d'uncinetto mi classica ritrovo per chi così. lo E conosce. qui ci siamo. Adesso questo è l'inizio del lavoro, io mi avvantaggio con un altro punto catenella in modo che faccio lo spessore. Chi lavora all'uncinetto lo sa, in modo che quando poi arrivo di nuovo mi trovo lo spessore, non ho una salita, non ho qualcosa che dal basso sale, bensì già abbiamo un'altezza giusta. Allora qui prendo prima il filo per far venire il lavoro più corposo, così ho un po' più di spessore. Prendo due linguette, mi assicuro che siano sempre due, Sì, passi a quindi io entrambi, quindi sono passo, sì, parallele esatto. e il sedere di uno prende la testa dell'altro. Sono Sì. messi a Quindi ho preso il trenino. filo prima per rendere più corposo il lavoro della maglia bassa, anche se normalmente non si prende. Vai Vado dentro, dentro, prendo il prendi, filo, tiri, lo porto fuori. A internamente questo punto ne ripassi. ho tre, ma non fa niente. Poi le devo praticamente, quando riprendo il filo, le passo tutte e tre, sempre muovendomi un po'. Uno, Questa è colpa del due. fatto che questo è un filo molto sfilaccioso, No, ma come si poi dice. è anche l'uncinetto che non è un granché. È Non è un l'uncinetto che ci granché. siamo accontentati di quello che Sì. avevamo adesso a casa. Esatto, allora di nuovo l'ancoraggio è doppio, quindi devo di nuovo entrare, Tiri. tiro,
E questa, la seconda la faccio semplice, senza prendere il Benissimo, filo prima. benissimo. Adesso facciamone ancora una sempre a rallentì, facciamo gli ultimi Esatto, movimenti, poi dopo prendo andremo a il velocizzare filo, dentro. vado nel prossimo buco formato da due linguette una sull'altra, quindi fa questo buco dalla parte raffinata alla parte questa qui, la parte che si strappa. Allora, quindi prendi il filo, rallenti, Allora, filo, filo, rallenti, vado nel buco. tutto rallenti, sì, E così poi sto così nella situazione di riprendere il filo, di tiri, ok, tornare su e siamo a tre. Poi rientro prendi e il le tre filo, maglie vengono passate e tutte e tre. La seconda maglia è semplice, veloce, prendi. si entra, si prende il filo, si torna su, si riprende il filo e si passano entrambe le maglie. E vado avanti così. E è diventato un porta orecchini.